Morto ieri X, che ebbe l'ispirazione di denominare il suo bosone la particella di Dio. Quando si è andato finalmente a scoprire il bosone di X e lo è stato quantificato in 125,35 mega electron volt, se mi ricordo bene, ha avuto una intuizione notevole. Infatti, la particella di Dio in sostanza è il tempo. Lui l'ha calcolata in electron volt. Io l'avevo già calcolata appena lui l'aveva preannunciata, riferendola alla quantità 44, che a mio avviso erano i 2/3 dell'energia 66, ossia quella acquattata nel piano il cui lato era 22 e la cui somma dei due lati, 22 più 22, 44, era all'origine poi del flusso 42, del flusso della metà di 44, 22. Quando si sono fatte le misure, è rimasto il modello di 125,45 kilo mega electron volt, quelli che sono, adesso non mi ricordo bene. Ma nessuno, tranne il sottoscritto, si è messo a vedere che valore venisse fuori, perché l'electron volt non ha la forma numerica dell'unità. E allora, quando noi usiamo il valore in electron volt corrispondente a 125,35 kilo mega electron volt, quelli che sono adesso non mi ricordo, otteniamo che il valore più grande è 22 e misura il flusso 22 dell'area 44 che dicevo io. Ma io parlo a vuoto. Quando io, riferendomi al fatto che la nostra Terra è all'origine, perché l'origine non è collocata nel tempo dei tempi, è collocata al centro dell'universo, così come è al centro dell'universo il sistema dei tre assi cartesiani, i quali con ogni asse spaccano l'infinito che c'è a destra rispetto a sinistra, in alto rispetto al basso, davanti e rispetto a dietro. E lo fanno anche nel tempo. Per cui la vera origine dell'universo non è dove se l'immaginano, ossia all'origine, ma è nel giusto mezzo, è proprio dove è chiamata origine la struttura rappresentativa data dal sistema cartesiano di rappresentazione dello spazio-tempo, perché
Per cui se è l'origine dello spazio è anche l'origine del tempo. Ora, in questa condizione qui, noi abbiamo che nella nostra Terra un anno è 365 giorni, 25, ma espresso in unità 7, che sono il motto unitario di 3 nella presenza 10, come valore intero sono 52 settimane, e 52 per 7 fa 364. Cosa rimane? 1,25. Rimane il bosone di Higgs, che è messo per traverso alla fine dell'anno, il cui flusso unitario è di 364, pari esattamente a 52 settimane, perché per traverso c'è un 1,25 che è sia il bosone di Higgs, che dà la massa a tutto il movimento della Terra, sia tutto il valore unitario dello spazio-tempo, perché l'area di 1 è 1 per 1 uguale 1. L'area del tempo un mezzo di 1, ossia 0,5, è 0,25. E 1 più 0,25 come 1,25 è l'area che è per traverso al moto di 364 giorni lineari, che si pongono esattamente come area, ma si pongono esattamente anche come il valore unitario assegnato al volume 8, perché il ciclo 10 si basa su 2 al cubo, che è uguale a 8, ed è volume solo se al flusso lineare 8 aggiungiamo 1 e 1, e allora 8 più 1 più 1 diventa 10. Quando questo 10 fatto da 8 più 1 più 1 lo dividiamo per 8 per 1 per 1 uguale 8, 10 diviso 8 uguale 1,25, e siamo di nuovo al bosone di Higgs, che riferito alla Terra io lo avevo già trovato, proposto, ma io purtroppo, amici, non faccio testo. Io sono il buffone di corte. Io sono quello che dà eccessivo valore alla numerologia, una cosa che non ha senso. Non lo avrebbe se i fisici non avessero scelto il ciclo 10 a comandare il metro, a comandare il chilo, dopo che già comandava il minuto secondo. Perché quando un minuto secondo ha in un giorno 864 quantità 100, ecco che quel 100 altro non è che il piano trasversale 10x10 determinato dal ciclo della presenza. Io questo lo avevo già detto, ma è come parlare al buio.